Sarà il giovane atleta aquilano dell'Atletica L'Aquila Leonardo Puca a portare la fiaccola del perdono nell'ultimo e più importante tratto del lungo cammino che dall'eremo del Morrone passerà per Sulmona e infine arriverà all'Aquila il 23 agosto. A presentare il 40° fuoco del Morrone è stato il Movimento Celestiniano che da 40 anni organizza e promuove il cammino della perdonanza, quel percorso che attraversa portando con sé il messaggio di conciliazione e di perdono di Papa Celestino V tanti borghi e paesi custodi della vita del santo. Sono delle novità abbastanza sostanziali per quanto concerne il primo giorno. Il 16 saremo all'Abbadia Celestiniana di Sulmona con le massime autorità della regione, della provincia e comunali per poter praticamente partire con la fiaccola. Praticamente lì ci sarà la presentazione ufficiale di questo quarantennale che dovrebbe essere il viatico di quella che sarà la proposta che noi abbiamo mandato all'UNESCO e quindi dovrebbe essere il viatico ufficiale di quello che è il dossier che abbiamo mandato quindi all'UNESCO. Per me è un grandissimo onore partecipare a questa manifestazione, poiché è un evento importantissimo per la città dell'Aquila, fa parte della storia di tutti noi cittadini ed è quindi qualcosa che è anche più grande di me e io non posso che esserne onorato.